top a tema, non ne facevo da un pochino per il giorno di uscita di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, che non hanno avuto il coraggio di chiamare The Legend of Link Echoes of Wisdom, siccome la protagonista a sto giro è Zelda, si degna di dare una mano anche lei, anche se in realtà è venuto fuori un pochino il gioco del patriarcato, perché comunque pare che non possa menare nessuno in combattimento e sia costretta a evocare Link, ma dai, ma come si fa? Insomma, fatemi sapere qua sotto se lo giocherete, raga, benvenuti su WatchMojo Italia, lasciate mi piace a questo video di 10 boss i più difficili, quasi impossibili alcuni nella saga dei videogiochi Zelda. Fatemi sapere qua sotto quanto avete penato, se l'avete sconfitti, quali altri avreste inserito. Condividete il video, mi raccomando, e andiamo al numero 10, Gliok, il Legend of Zelda, il primo, il serpente a troppe teste, che lo incontri 3 volte nel gioco e ogni volta le teste, al posto che diminuire perché gliele stacchino, raddoppiano. Già la rotazione casuale dei corpi che si intrecciano è un nemico a parte, sapete quanto io adoro i movimenti randomici impossibili da capire nei videogiochi, ma non è quello il vero problema, è il fatto che il tutto sia costantemente all'interno di mezzo metro, di cui in realtà i quadratini praticabili sono solo gli 8 in file per 4 che vedete, perché Link colpisce quasi solo dritto, anche se puntavi ai lati lui colpiva comunque dritto dietro. Devi fare break dance schivando i proiettili a velocità troppo alta per quello spazio, sperando non nel tuo talento, non nei tuoi riflessi, ma in qualche provvidenza che comunque non arriverà. Alla numero 9, Moldorm, in A Link to the Past, appartenente alla categoria boss che non vogliono essere difficili ma insopportabili. Moldorm è una di quelle grandi rotture di cojones che provano a fare solo una cosa: spingere il tuo personaggio. E ovviamente che arena potrebbe essere se non una solo di buchi, strettoie? Non solo, già è 5 volte più grande di Link, quindi ti becca costantemente muovendosi in modo erratico, ma cosa inserire in un contesto simile per dare un'arma in più al giocatore, se non il fatto che se lo colpisci rimbalzi all'indietro di 7 metri, e più lo colpisci più rimbalzi e più lui diventa veloce. Quando poi dici no, ma i giochi di una volta non è vero che erano più difficili. Alla numero 8, Derazol in Four Swords, ossia il trionfo e la prospettiva. Derazol è stato creato pare prima che il Brunelleschi nel 1400 si inventasse questa matta cosa del vedere tutto in prospettiva. Tutti vedevano il mondo invece così, prima, come qualcosa che sembra stare in un punto, ma in realtà non è lì né a quella distanza, è a tutte le distanze e tutti i punti possibili nello stesso momento. In realtà siamo in compagnia di Derazol, il plurilumacone, pluriomicida, che non è così complesso, ma rimbalza a terra in punti che dovrebbero essere dichiarati dalla sua ombra, che però in un trionfo di 2D ovunque, le ombre tu non puoi capire dove siano, davvero tutto si sovrappone, immagini, sprite, ombre, per non parlare di quelle delle stalattiti che cadono, che sono identiche alla tua, e che quindi non capisci se in quel momento ne hai una sopra di te o ti stai semplicemente muovendo, una follia. Alla numero 7, Ganon marionettone in Wind Waker. Ganon Zoo, prima porco, poi ragno, poi serpente, sono anche tutti animali che per qualche ragione ti viene voglia di invocare. E Ganon, che non ci prova fino in fondo, sia la sua copia farlocca, comunque mena come un fabbro. Mirabolante esempio di come i miei giocatori o hanno 10 decimi e posso smettere di giocare, perché non ci si vede nulla. Poi, a prima fase, il porcone iniziale è una gag, perché devi lanciare il boomerang e tagliare i fili indicati dai marker, che fa supporre che li colpirai sempre, ma invece a sentimento, se gli va. La seconda è Ludwig di Bloodborne, va sul soffitto e ti cade in testa. Dove? Chiederete. Usa la forza, Luke. La terza striscia a caso sui muri, su cui rimbalza. Direte, bene, mi studi il pattern. Quale? Alla numero 6, Ganon cinghialone magicone in Four Swords Adventures. La storia è molto originale. Il gioco inizia con Zelda che, come ogni fine settimana, viene rapita, ma non si sa da chi. Poi si scopre che è stato Ganon e Link dice cosa? Come se non avesse sentito sta storia almeno 25 volte. E alla fine Ganon non è lo meni in 4 con i tuoi 3 cloni, che comunque non bastano. E in fila indiana, prima schivando tutti i proiettilini del Ganon, non esageratamente difficile ma manco facile, perché lui alza il bastone magico indicando dove vorrebbe sparare, e in realtà poi spara direttamente su di te. Vieni colpito, finisci nel Regno delle Ombre, che è un monolocale 2x2 con 14 scheletri. Se sopravvivi, esci mezz'ora dopo, tutta sta tiritera ripetuta 3 volte, appare Zelda. Bene, dici, mo mi aiuti? No, perché si mette a caricare un incantesimo con una latenza di una wifi in mezzo alla foresta amazzonica, muovendosi non dietro di te che la difendi, ma dove spara Ganon, ovviamente, perché nel mentre anche istinti suicidi sta deficiente. Alla numero 5, Argorok in Twilight Princess, il dragone che in realtà non fa nulla di particolare, sputa fiamme, un drago lo fanno, va bene, lui è bravo, se ne sta lì, però non è che sia particolarmente pericoloso. Il vero male viene dal movimento e dal sistema di mira, anche qui del Porlink. Siamo in cima al tempio della città del cielo e devi solo cercare di non farti barbequizzare per trovare il momento buono per saltargli sul dorso massacrando la spadate, il tutto seguendo gli input del gancio sul tuo braccio per lanciarsi, e le sue frecce rosse, grosse, ben visibili, dici sì, vabbè, cioè gioca tu a sto punto, sì, se non fosse che le frecce non indicano quello che è.
indicano. Ancora mi chiedo se sia una scelta di design una perculata, ma tu ti lanci in punti che non raggiungi. Vuoi andare a destra? Vai ovunque, ma non a destra. Vuoi andare su? No, vai giù. Vuoi andare a sinistra? Adesso sì che vai a destra. E vabbè. Alla numero 4, Craig in Phantom Hourglass. Probabilmente il mio boss preferito, perché comunque è una genialata l'utilizzo del doppio schermo del DS in questa maniera. Unica cosa è anche una gran rottura di palle al limite dell'insopportabile, però apprezzo così tanto l'idea che non riesco a odiarlo. Il granchione del Santuario del Coraggio, che doveva in realtà chiamarsi il Santuario del Culo, perché per riuscire a batterlo solo quello richiede. Craig diventa invisibile, ma se non l'avete mai giocato dovete farlo. Vedi il suo punto di vista nello schermo superiore, che è fighissimo concettualmente. E basta. Quando poi stai sempre a guardare dove va lui e ti confondi tre quarti delle volte pensando di essere lui, no? Perché ti si swappa la visuale e perdi di vista il Link, che invece viene investito e macellato, perché devi guardarlo però sullo schermo di sotto e colpire in realtà al contrario di quello che stai guardando. Comincia a impazzire. Alla numero 3, Maladus in Spirit Tracks, anche qui in compagnia di una Zelda autolesionista che fa di tutto per rendere Link e noi il vero villain del gioco, perché mentre lei carica la sua magia noi dobbiamo difenderla a oltranza, ti viene voglia semplicemente di infilzare lei. E tanti saluti. Ora ovviamente è impensabile che Zelda si muova durante il caricamento, sia mai che ne faccia una giusta, o sta ferma o va verso il nemico, ma va bene, si deve concentrare, diciamo che è ok. Quindi tu inizi a fare home run con tutto quello che Maladus ti butta addosso, fino a che in pratica non arrivano palle curve, diventa una specie di partita dell'MLB americana e tu lì come un battitore degli Yankees impazzito che colpisci selvaggiamente tutto quello che ti arriva addosso. Dopo 3 ore di concentrazione ti verrebbe voglia di girarti e dirle: Ciccia, ti sei concentrata, per Dio, e fare un home run con la testa di Zelda. Invece dopo altre 4 ore quella si degna di avere pronte le sue 3 frecce di luce, ma non può solo spararle, può spararle solo sul culo di Maladus. Sono delle frecce molto particolari, quindi tu devi distrarlo mentre lui si gira, ma non si gira, perché nel mentre glitch si incastra, e quando alla fine si gira Zelda comunque ci mette altre 2 ore a sparare le frecce. Ma perché? E alla numero 2, in Triforce Heroes, lo Stall Champion, anche noto come lo Stall Fermo Lì Champion, Dio buono. Triforce Heroes è uno dei giochi di Zelda che sperimentano col multiplayer, e già questo rende di per sé inconcepibile la difficoltà del boss, perché dovevi pregare che dall'altra parte ci fossero essere senzienti mano muniti, è cosa praticamente impossibile. Ma se riesci a coordinarti, quello resta il meno. Lo scheletrozzo in realtà non è complesso da tirar giù. Uno lo mazzo, le spezzola, il secondo Link col martellone può colpirlo, e a quel punto viene frantumato e lo devi corcare solo un altro po' di volte. Il problema è il fattore della mano mazza ferrata, che insegue non a caso, ma è il Link che è più vicino al suo punto di caduta, che fa passare il tutto dall'avere forse una strategia di movimento a una chiapparella salva il coglione che non si è accorto della mano vicino a lui. Poi sganci uno dei Link e li pigli in altro, ma quello inizia a essere targettato dalla mano, e allora lui che riscappa, e tu arrivi a rifugire. No, pia quello, no, scappa di qua, e va tutto quanto a farsi benedire. Alla numero 1, il monaco Maz Kosha in Breath of the Wild. Finiamo con il monaco ubriaco, la cui tattica non è ammazzare Link, ma ammazzare direttamente il giocatore. Partiamo dal più classico, anche qui su una fantastica scala di grigi. Il giocatore medio non vede un cazzo, e mentre perde diottria a cercare di capire cosa stia accadendo, Maz dice: se vuoi accendo la luce. Inizia uno spettacolo pirotecnico da epilessia, in cui prima evoca un temporale con la pioggerella a schermo, che è il vero boss finale. Più fulmini, raggi laser, stelline, flash, pallini, lens flare, cosa, ma minchia sta succedendo, di esplosivi di colore. E mentre stai sbavando per terra, se ancora sei in grado di percepire la switch nelle tue mani, e dici: vieni qua che adesso ti vengo io, lui si quadruplica e teletrasporta. Direte: ma almeno le copie non possono attaccare. Ma scherzi, mica si fanno complimenti, qui attaccala anche loro. Se arrivi in fondo diventa enorme e ti metti il culo in faccia. Tutto questo per far avere a Link una motocross. La prossima volta te la compri, coglione, vai a lavorare.